Voi non lo sapete, ma Natalino Basaglia. Natalino Balasso è un fan di L'ultimo di noi. Ci ne vuoi parlare? Beh sì, è un gioco post-apocalittico che parla di questo clima che un po' si rivede anche nel nostro film, tra l'altro. Comedians di Gabriele Salvatores, che anche lui è un altro nerd, eh? Lui veramente è proprio nerd. 42. Una delle cose che più mi ha fatto sapere, su cui mi ha fatto riflettere Comedians, è il fatto che spesso e volentieri si sottovaluta la commedia, nel senso che tutti possono fare commedia, è facile fare commedia, quando invece non è questo così. Lo dici te. No, non lo dico io in generale, anzi, riporto. E spesso e volentieri le persone, soprattutto nell'era dei social, utilizzano la battuta, no? Il fattela una risata, più che altro per magari discriminare. Ma vabbè, ma la mia era solo una battuta. Sì, ho visto che c'è questa moda e TikTok, adesso tutti quanti fanno dei piccoli schiaccettini comici, ma è chiaro che dovranno cambiare, o loro o noi che lo facciamo sopra un palcoscenico. Esatto. Certo, così avanti non si può andare, no? Beh sì, ma no, diciamo, c'è questa comicità diluita, ma è questo continuo sottovalutare il comico. Quando diciamo, ma non è un vezzo, che alla fine quando prendi un comico e lo metti a fare, un attore comico, non intendo un comico dei TikTok, e lo metti a fare un ruolo drammatico, e sono sempre tutti sorpresi. Accidenti, ma come riesce bene? Ma accidenti, fare la tua cosa. È successo a me anche in questo film, no? Io che vengo dai film nazional popolari e mi ritrovo a fare un personaggio tragico, un personaggio drammatico. È sempre, ho detto, oh, ma come è misurato questa volta De Sica? Non fa le scoregge, o lo sputa, o dice le parolacce. Ma purtroppo è così, è sempre stato così. Però al contrario, l'attore drammatico non fa ridere manco se lo butti nella vasca di Lourdes. Non riesce a tirare fuori una risata vuota, ma vuota mai. Non farà mai ridere. I vostri personaggi sono un po' le due facce della stessa medaglia ed è molto interessante la riflessione che portano avanti sul ruolo dell'attore e su come si dovrebbe far ridere, ovvero rimanere fedeli ai propri ideali, però magari nella povertà, e invece, non lo so, dedicarsi al mainstream, dedicarsi al commerciale per diventare ricchi e basta. Invece poi entrambi effettivamente portate avanti la tesi del vabbè, o ricchi e basta, però no, potrei essere bravo e anche ricco. Da questo punto di vista, no, come avete interpretato, non dico come attori, ma come persone, i personaggi? Beh, ad esempio io al contrario di lui che professa questo, io al contrario di lui vado lì per dire a questi ragazzi guardate che la vita fuori è difficile, dovete far ridere perché non gliene frega niente dei propri problemi esistenziali, o se siete ebrei o se siete neri o se avete i debiti o se non avete l'io sconvolto, come diceva Edoardo De Filippo, non gliene frega niente nessuno, la vita è dura, fate ridere. Però sotto sotto è questo personaggio che va a stravolgere la vita di questi ragazzi. Sa perfettamente che bisognerebbe essere, non andare avanti per diventare ricchi e famosi, ma bisognerebbe essere bravi. E quindi lui vede, guarda il suo ex amico Barney, che è interpretato da Natalino Balasso, con una certa invidia, un certo rancore, perché sa che è un bravissimo attore. E quindi lui si è giocato tutte le carte pur di avere successo, per poi finire a fare l'impresario di pochi comici in una scuola, quindi anche lui è un fallito, hai capito? Quindi lo guarda un pochino, tant'è che alla fine lo invita a bere una cosa insieme, ma lui lo manda a fanculo. Quindi, e mentre il personaggio di lui... Sì, beh, diciamo che è vero questa cosa che dice Cristian, cioè noi rappresentiamo due personaggi apparentemente agli antipodi, e quindi quello che sceglie il rigore è quello che sceglie, diciamo, il successo dei lustrini commerciale facile. Però questo bisogna anche un po' dirlo, non è sempre facile avere successo, cioè non è che uno che fa successo lo poteva fare anche mia nonna, non è così, non funziona così. E entrambi però sono sicuramente hanno presente una cosa, che bisogna essere bravi. L'unico dovere che tu hai, perché hai un dovere quando sei un artista,
è quello di migliorarti, è quello di cercare di essere bravo. E poi è chiaro, magari c'è chi vuole, preferisce assecondare il pubblico, compiacerlo un po' di più, chi preferisce magari compiacerlo di meno. Io però vedo anche tanti comici che si ritengono intelligenti ma che non sono bravissimi, e quindi magari come persone sono intelligenti, però come, cioè, secondo me è indiscutibile il fatto che l'attore deve capire che si deve migliorare ogni giorno. Con qualsiasi metodo, ad esempio io ho conosciuto la grande Rina Morelli, che era un'attrice straordinaria, forse più brava di Paolo Stoppa, che era il suo compagno, quando facevano il Caro Bugiardo di George Bernard Shaw a teatro. Lei, mentre Stoppa studiava dalla mattina alla sera il testo, lei metteva un segno rosso dove doveva iniziare a parlare e non leggeva la battuta dell'altro, ed era straordinaria, forse era più brava di Stoppa. Non è detto, questo è un grosso equivoco, hai capito? Ci sono degli attori analfabeti che possono essere geniali, degli attori, come diceva lui, colti, che non riescono a recitare. L'attore è un bel punto interrogativo, hai capito? Però secondo me la cosa fondamentale è che i giovani non dovrebbero scegliere di fare questo mestiere per il successo, per il guadagno facile, a parte che non arriva mai quando lo fai per soldi, perché è come entrare al casinò, ma dovrebbero pensare a essere bravi, a studiare, perché lo devi amare molto questo mestiere, se no è un mestiere veramente tremendo. Come sanno tutti i nerd, ci vuole anche molta disciplina, ecco. La vita là fuori è difficile, abbiamo bisogno di farci qualche bella risata. Ma l'avete sentita l'ultima? E per forza l'ho fatta piano! Una partenza spumeggiante! Se voi siete diversi di così, porca vacca! Siamo nella merda. Ci vieni a raccontare le tue ossessioni? Sto solo cercando una verità. Che vuoi che te ne sa la tua storia? La maggior parte dei comici serve sul piatto paure, pregiudizi, ma i migliori illuminano! Io non mi metto in fila. Io non do il mio consenso.